in un momento in cui la nostra figura di preti fatica ad affermarsi pacificamente e univocamente all'interno delle nostre comunità, viviamo un momento di celebrazione in cui la società civile, la comunità cittadina, il mondo laico, rappresentato dall'amministrazione comunale, intitola una piazza al suo parroco, senza altro titolo che parroco di Manziana. È difficile il ministero del prete. Io talvolta lo paragono come a un insegnante della materia più opzionale e più secondaria, meno stimata da tutti, che riesce a farla diventare la materia principale, la più desiderata, la più attesa nell'orario settimanale, quella ritenuta più utile per la vita. Questa è la nostra sfida, la chiamata che il Signore ci ha fatto. Era anche ai suoi tempi, era così, anche ai suoi tempi l'ha detto lui, che giova l'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde se stesso. In fondo già allora coltivare se stesso, magari per farne un dono, era considerata un'attività inferiore rispetto a guadagnare o conquistare il mondo. Oggi più che mai, perché il guadagno e la conquista del mondo sono a disposizione di un maggior numero di persone nelle loro varie gratificanti, più o meno realistiche o illusorie forme. E quindi la missione più che mai diventa difficile. E in questo momento difficile, beati quelli che rimangono fedeli al senso della loro vocazione, alla ragione per cui il Signore li ha chiamati. Perché se nel tuo ministero sperimenti troppo la rassegnazione, la solitudine o l'illusione di rinchiudersi in un ghetto ma poi ci stai stretto, può nascere la tentazione di dedicarsi a qualcosa d'altro, di parallelo, di vicino, ma d'altro rispetto al primato di Dio e dell'uomo. E io mi facevo una domanda sommaria, non ho fatto uno studio, non ci ho studiato, non ho fatto una tesi sopra, mi sono fatto una domanda: esistono vie dedicate ai preti? E a che titolo sono dedicate le vie dedicate ai preti? E mi è venuto in mente, per esempio, via Antonio Vivaldi, musicista, via Lorenzo Rocci, erudito di greco, oppure figure, sì, ricordate come parroco, ma più come parroco di quel posto che come ministro di Dio. Il localismo da queste parti, qualche decina di chilometri, un pochino più a nord, il localismo divora, e preti particolari che hanno anche certe volte diviso i paesi, creato difficoltà, vengono ricordati, gli si dice no. Non è il trionfo del localismo, è il trionfo del Vangelo. E questo è il bello di questa dedica. Dedicare una piazza a un prete, in quanto parroco di Manziana. Ovviamente, come accennava anche Don Paolo poco fa, senza togliere niente agli altri
Però non siamo tutti uguali. O la gente non ci recepisce almeno tutti uguali. E allora oggi è la rivincita. Oggi è il clericus pride. Ci avete messo molto ai margini, oggi rilanciamo il discorso. No, no. Qualcuno dirà, ma sai che la legge dei grandi numeri, ogni tanto qualcuno meno delinquente degli altri viene fuori. No. Non si tratta di questo. Si tratta, in realtà, di rendersi conto se questo prete porta se stesso, cerca se stesso, o se diventa uomo di relazione per introdurre al dono che porta il fuoco dello Spirito, il Vangelo di Gesù, vissuto nella sua vita. I preti, la ricostruzione, in parte va detto, almeno in parte, della credibilità della nostra figura nella società e nelle comunità. È un tema delicato, ma importante, costruttivo. Ci vorrebbe la delicatezza di Don Pierluigi più che la pesantezza di questo vescovo, ma anche la linearità, il rigore, perché se una persona è rigida non sappiamo cosa farcene, ma se non è rigorosa non serve a niente. Servo di Dio e degli uomini. Ora, perché? Perché dovremmo cercare i preti? Cosa porta il prete di particolare? Cosa è chiamato ad avere il prete di particolare? Perché quando arriva in una parrocchia e la gente comincia ad annusarlo, trovi il buon profumo di Cristo? Lo stesso vale del vescovo, ma tanto l'atto penitenziale lo faccio per me, non è un problema molto diffuso qua dentro. È uno solo, in fondo, per fortuna, il vescovo. Io credo che sia questo importante. Non si può chiedere di essere perfetti. Probabilmente i preti di questa diocesi, a ragione, mi rimproverano che suppongo certe volte una perfezione che non sono, non ho, ma forse nemmeno è da presupporre negli altri. Quando io penso a cosa c'è da presupporre nel prete, mi vengono in mente, non so perché, ma due immagini, tutte e due nel segno del fuoco. Una è quella relativa all'elogio di Gesù rivolto a Giovanni Battista. Era una lampada che ardeva e che splendeva. Ma voi solo per poco tempo avete attinto alla sua luce. Era una lampada. Fino al primo momento, guardate che ho cominciato a frequentare questo posto e voi sapete quanto splendida, meravigliosa e tribolata sia la storia dei miei rapporti con Manziana. Ho sentito questa frase. Era una lampada che ardeva e splendeva. E voi solo per poco tempo avete goduto della sua luce. E poi l'altro brano parallelo. Un sogno. Le nostre chiese. Fra l'altro è un momento particolare in cui a metà anno, per motivi piuttosto insoliti, c'è stata una mezza rivoluzione nella distribuzione del clero. Il Signore ci ha aiutato a, speriamo, a fare la sua volontà. E quindi diverse parrocchie stanno vivendo la fase della curiosità. O
chi sarà, come sarà, come sarà. Io sogno che passando dal davanti alle chiese la gente veda un roveto che arde e non si consuma. Don Pierluigi, signora Elena, un roveto che arde e non si consuma, dona e non si stanca, brilla e non si spenge, dona vita, si consuma, ma non muore. Quanto sarebbe bello, perché non bisogna trovare l'uomo nel prete, cercateci Dio nel prete, cercateci Dio. Uno dei vari segni, non voglio essere né pessimista né catastrofista, dei vari segni di decadenza del nostro tempo è la riduzione degli ideali a personaggi. Hanno disideologizzato la politica per far apparire i faccioni e i bellimbusti in prima fila. Ora, la nostra vita di preti è inevitabilmente segnata dai limiti dell'umano, di tutti. E se non li vedete vuol dire o siete innamorate o siete accecati. La nostra vita di preti è segnata dai limiti dell'umano, ma è stata folgorata dal fuoco di Dio. Cercate il fuoco di Dio. Nessuno ha il diritto di accettare il prete dopo che lo ha passato all'esame come essere perfetto, perché solo chi ama capisce. E se tu non ami il mistero che il prete porta con sé, non lo capirai mai. Ne farai solo uno strumento chissà di quale manovre o pensieri. Una luce che arde, una fiamma. Cos'è questo misterioso fenomeno? Voglio vedere. Per noi preti, la preghiera da fare stamattina, e la possiamo affidare all'intercessione del servo di Dio, che in fondo ogni prete, nella fragilità della sua umanità, chi si stanca troppo presto, chi si arrabbia troppo presto, chi non ci arriva, chi presume di arrivarci troppo, con tutta la varietà, ma cercate di cogliere quella lampada, quella luce, quel fuoco che brucia e non si consuma. E troverete il Signore che vi invita a togliervi i calzari e vi rilancia nella grande avventura della salvezza.